Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Come sempre, giù nell'info box troverete tutti i link dei prodotti che vi ho mostrato con la review in ciappallini, dove acquistare prodotti, prezzi, eccetera. Se sentite le campane, mi dispiace, ma sto aspettando da 10 minuti, ma continuano a suonare da 10 minuti. Forse il prete è morto attaccato al filo della campana e quindi niente, veramente 10 minuti. Allora, parto con i gel doccia. Questo mese ne ho finiti 3. Di solito io impiego un bel po' di tempo per finire i gel doccia perché sono da sola, in più utilizzo sempre una spugnetta di quelle tipo in retina e quindi i prodotti mi durano un bel po'. Quindi non ne vedete mai in quantità industriali, neanche in estate, nonostante mi faccia più docce rispetto all'inverno. Parto con questo che è un gel doccia Vidal al talco, mi è piaciuto molto, la profumazione molto buona, sa proprio di talco, forse l'avrei però preferita di più in inverno, ma comunque buono, penso i gel doccia Vidal, insomma, credo che li conoscete tutti ormai. Questo qua è quello Sensitive, idrata e protegge, idrata no, è un normalissimo gel doccia che lava. Poi ho terminato questo qua di Biolis Nature, è alta e verde, 98% di ingredienti di origine naturale, tonificante, vegan ok e non testato su animali. Allora, devo dire che mi aspettavo una profumazione più fresca e più piacevole. Infatti ho aspettato a utilizzarlo, ho aspettato l'estate perché speravo che avesse una profumazione molto più rinfrescante e tonificante. La profumazione non è male, però non è così fresca, anzi la trovo un po' più speziata, non chiedetemi perché. E anche un po' maschile, non mi dispiacciono le profumazioni maschili, ma sinceramente non è questa grande freschezza. Comunque un buon gel doccia, delicato, lavava bene la pelle, una buona schiuma, però ripeto, io utilizzo le spugnette per fare la doccia. Poi un prodotto acquistato di recente, finito con grande piacere, mi è dispiaciuto finirlo così presto, ma l'ho proprio bevuto, è il gel doccia di Alverde di questa linea sali marini e fiori di loto. Buonissimo, una profumazione, scusate la gatta che come al solito io non faccio più visa. Tra l'altro mi ha aperto le braccia, ora ha telefonato alla veterinaria perché è un po' troppo agitatella e quindi stiamo cercando dei metodi per calmarla perché non va bene questa troppa energia. Io ci sto molto dietro, ci gioco, quindi non è una gatta che sta da sola tutto il giorno a non far niente, anzi. Comunque, chiusa la parentesi della gatta, una buonissima profumazione, delicata, di pulito, fresca, leggera, che mi ricorda qualcosa legato all'infanzia di buono, perché sa proprio di, non lo so, qualcosa di che utilizzavo da piccola probabilmente, forse anche per questo che mi piace in modo particolare. Lava molto bene la pelle, delicatissimo, veramente molto delicato ma efficace, un gel doccia bello denso, mi è piaciuto. Sto utilizzando di questa linea la crema corpo e lo spray rinfrescante che credo non finirò mai perché per la crema corpo è una boccettina come questa, ma ne basta pochissimissimo. E quindi non so quando mai riuscirò a finire quella crema per il corpo. Comunque il gel doccia ottimo. Poi ho terminato, sempre per quanto riguarda docce eccetera, questo prodotto qua di Bala, aspettate perché qua è tutto luccicoso, Blank Creme, non so come si pronuncia. E tra l'altro sono anche mezza cieca. Comunque è un gommaggio per il corpo che ho acquistato al Sana, mi sembra, è molto piccolino, era molto buono perché aveva una profumazione di frutta buonissima,
uno scrub che su pelle umida è molto delicato e molto blando, quindi è adatto per essere utilizzato o in zone delicate, come ad esempio il décolleté, oppure per quelle pelli molto sensibili. Se invece utilizzato su pelle asciutta, l'effetto scrubbante aumenta notevolmente. Mi è piaciuto, non male, carina la confezione così in vetro che può essere riutilizzata, un po' troppo piccolino però. Altro scrub che ho finito è quello di Body Boom, ne avevo già mostrato uno che era aromatizzato alla fragola, questo qua invece è al cocco, un mix tra caffè e cocco buonissimo, la confezione come al solito brutta e scura. Cioè brutta, carina ma poco pratica, scomoda, si bagna, non si riesce poi a togliere bene tutto lo scrub da dentro, avrei preferito un barattolo, molto molto buono, anche come, oltre alla profumazione anche come scrub. Non va a macchiare il piatto doccia, scrubba benissimo la pelle, molto molto bene, e inoltre lascia la pelle super nutrita, super morbida, super liscia, perché comunque abbiamo anche degli oletti all'interno. L'inci tra l'altro è anche buono e mi sembra si possano acquistare su Notino questi scrub, ci sono in varie profumazioni e in varie vari formati, comunque sul blog tanto vi ho scritto tutto. Molto buoni questi scrub. Ho terminato questo spray della Sien edizione Tropical Summer, questo qua è uno spray per i piedi effetto seta, mantiene i piedi asciutti svolgendo un'efficace azione antisfregamento. Ne parlano tutte bene, soprattutto per quanto riguarda appunto il mettersi le scarpe senza i calzini, ad esempio le ballerine. Dicono che lascia appunto i piedi setosi eccetera, io sinceramente non ho notato nessun tipo di effetto, proprio il nulla. L'ho utilizzato però con piacere, ve l'ho mostrato anche in un video mi sembra dei top e dei flop, l'ho utilizzato però con piacere perché era molto freddo quando si andava ad applicare, quindi l'ho utilizzato per combattere il caldo durante queste giornate estive super afose. Però per il resto, ecco, non credo di riacquistarlo perché non ho visto nessun beneficio. Inoltre, quando sono arrivata alla fine della confezione, io questo lo utilizzavo ogni sera, quando sono arrivata alla fine della confezione ho notato che i miei piedi erano diventati molto secchi, cosa che io in genere, non succede, quindi penso che sia stato lui a seccare i piedi. Poi ho terminato questo qua che è il sapore per le mani della Sien Summer Passion. Questo qua mi sembra sia la seconda o la terza confezione che acquisto con questa profumazione. Io mi trovo molto bene con tutti i saponi liquidi per le mani della Sien, sono secondo me tutti molto validi, costano poco, 500 ml. Questa profumazione però mi è piaciuta in modo particolare, infatti l'ho acquistata più volte. Non lo so, è buona, estiva, è dolcina ma non stucchevole, mi piace, mi è piaciuto, buono, e penso che il prossimo anno se lo trovo lo riacquisto. Poi passiamo invece al viso, ho veramente pochissime cose, sono per lo più maschere. Allora, ho terminato questa qua di L'Oreal, la linea argilla pura, questa è la maschera anti imperfezioni ed è quella che agisce su punti neri, restringe i pori, questa qua. È una maschera che mi è durata tantissimo, veramente tanto, ma sono riuscita a finirla prima della sua scadenza. Mi è piaciuta molto, io l'ho presa in offerta da Acqua e Sapone, era una maschera di questo colore tipo azzurro, grigio, veramente molto buona, buonissima la profumazione, delicata, quindi non era una di quelle profumazioni che andava a dare fastidio, una buonissima maschera che non andava a seccare la pelle, non l'andava a sgrassare eccessivamente, ma l'andava a pulire, toglieva tutti gli eccessi di sebo, minimizzava appunto i pori dilatati,
toglieva anche punti neri, non tutti, però insomma migliorava la situazione, la pelle era più compatta, tonica, rinfrescata, rinnovata, mi è piaciuta tantissimo e credo di riacquistarla. Mi piace molto anche il pack, anche se non è così comodo perché questi angolini non permettono di prendere poi verso la fine tutto il prodotto, però un bellissimo pack e un'ottima maschera. Altre maschere finite sono, allora, due di Balea, queste ve le ho fatte vedere in uno degli ultimi video sugli acquisti al DM, e sono la maschera in limited edition Love Melon, che almeno nel mio DM si trova ancora. Ha un profumo che non mi è piaciuto, era sgradevole, era molto dolce e stucchevole e non mi ricordava l'anguria. Era una maschera ricchissima di siero, il tessuto rimaneva ben aderente al viso e non scivolava via, però aveva una forma strana, non coincidevano bene gli occhi, il naso e la bocca, sembrava quasi tagliata un po' storta. Mi ha lasciato la pelle idratata, luminosa ma molto appiccicosa, quindi questa non mi è piaciuta. Sempre di Balea, sempre limited edition, anche questa continuo a trovarla, è la maschera viso sempre in tessuto Copacabana. Ha un buonissimo buonissimo profumo, è un siero lattiginoso, era molto 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 imbevuta di questo siero, il tessuto era spesso ma comunque anche questo restava ben aderente al viso, era fresca sulla pelle, i pori una volta poi tolta, i pori dilatati erano minimizzati, mi ha lasciato la pelle tonica e compatta, carina, mi è piaciuta. Altra maschera in tessuto è questa qua di Equilibra al carbone attivo, è una maschera detox. Questa qua penso di averla acquistata al Cosmo Prof o al Sana, comunque si trova un po' da tutte le parti. La profumazione era gradevole, il tessuto era molto imbevuto e rimaneva aderente al viso senza scivolare via, ma i buchi per gli occhi e la bocca erano minuscoli, cioè pensati per dei bambini. Rinfrescante, non appiccica la pelle era luminosa e tonificata, buona. Poi ho terminato due spugnette di Cotoneve, fiocchi di purezza, questi qua biodegradabili, sono delle spugnette morbidissime per il viso in cotone e cellulosa naturale, mi sono piaciute molto, le utilizzavo per togliere le maschere dal viso, buone. Ed infine tre campioncini, questo mese con i campioncini non sono stata per niente brava, ho terminato due shampoo di Noa, questi qua rinforzanti alla lavanda, molta schiuma, profumo fresco, buono. E poi il balsamo idratante sempre di Noa alle foglie di edera e olio di mandorla, il profumo non mi è piaciuto per niente, è un balsamo molto molto ricco che andava a districare bene i capelli. Ok, questi erano i miei prodotti finiti del periodo, fatemi sapere che cosa avete finito voi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!